Siamo qua con Giuseppe Rodi che ci parlerà della sua ultima iniziativa. Giuseppe Rodi è candidato nelle liste Italia dei Valori di Pietro per l'elezione del deputato del Parlamento siciliano. Sì, l'ultima iniziativa praticamente è collegata all'udienza che si terrà il 14 aprile in Cassazione, l'ultima udienza sul caso Buzzanca e si augura che venga posta la parola fine. Giuseppe Rodi ha praticamente deciso di presentare il conto, tra virgolette, e praticamente ha chiesto alla Suprema Corte di Cassazione che venisse riconosciuto un risarcimento danni in favore della città affinché venisse soddisfatto per quello che sono state purtroppo le esperienze negative elettorali del 2003. Tutti sanno benissimo o ricorderanno che il caso Buzzanca risale a quel 29 maggio, proclamazione eletto a sindaco dopo le elezioni del 25 e 26, poi a pochi giorni di distanza, il 5 giugno, si registrò la sentenza di Cassazione con una condanna definitiva nei confronti del neo primo cittadino e quindi subito dopo le prime due azioni popolari promosse da me e seguite da altre tre azioni popolari di gruppi di cittadini e legali messinesi che hanno portato alla fine alla decadenza di Buzzanca. In tutto il contesto si registra anche l'interferenza politica dell'ex Consiglio dei Ministri presidiato dal Silvio Berlusconi, che praticamente con l'inserimento dell'articolo 7 in un decreto legge 80 del 2004 che non aveva nulla a che fare con motivi elettorali, ha tentato di salvare la poltrona dell'ex primo cittadino. La successiva conversione in legge ha fatto sì che la Corte Costituzionale chiedesse la riproposizione del quesito da parte della Corte di Cassazione e così è stato. Alla fine, con la sentenza 171/2007, la Suprema Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo 7 e quindi pertanto si dovrebbe confermare con l'ultima udienza la decadenza definitiva dell'allora sindaco Giuseppe Buzzanca. E adesso con questo ultimo atto i cui termini scadevano il 9 aprile, cioè oggi praticamente, Giuseppe Rodi ha deciso di chiedere il risarcimento danni in favore della città. Grazie.